Il posto delle parole che normalmente racconta di libri, questa volta raccontiamo di libri attraverso un incontro per conoscere e soprattutto riconoscersi anche nella scrittura del giornalista che si ricorderà lunedì 4 giugno al Teatro Gerolamo di Milano. È un convegno dedicato a Giorgio Bocca, L'arma della scrittura, e devo dire che il titolo L'arma della scrittura credo che sia un titolo che si attagli proprio alla figura di Giorgio Bocca. Noi, per raccontare, per anticipare alcuni temi di questo incontro, abbiamo Silvia Giacomoni. Benvenuta Silvia Giacomoni nel posto delle parole. Buongiorno. Buongiorno a lei. Conoscere la realtà per costruire e difendere la democrazia. Lei, Silvia Giacomoni, che è stata la compagna di vita di Giorgio Bocca, in questo incontro che si farà il 4 giugno al Teatro Gerolamo a Milano, lei che cosa si aspetta nel racconto di una persona oltre che di un giornalista? Le due presenze sono veramente molto, molto unite, quella del giornalista, quella dello scrittore, quello dello storico. Una persona molto plurale è stata Giorgio Bocca, lo ricordiamo, tra l'altro nato a Cuneo. Ecco, in che modo racconterete, riuscirete a tracciare un ritratto rendendolo sempre più contemporaneo, come è il suo pensiero, la sua scrittura? Ma guardi, io penso che per quello che riguarda me, che ho sposato il Bocca e sono stata con lui anni e anni e anni, per me lo scrittore, l'uomo, il giornalista, lo storico coincidono, non riesco a separarli. E per quello che riguarda proprio questo convegno, che si chiama, che è stato titolato L'arma della scrittura, ma io avrei voluto intitolarlo Non sparate sul cronista. Poi i miei amici hanno detto che era troppo goliardico, ma la cosa che mi sembra fondamentale del Bocca era proprio questa sua partenza di cronista, come lui sapeva fare la cronaca, sapeva girare per le strade, per le campagne e raccontare quello che lui vedeva. Ecco, a partire da lì viene tutto il resto. A partire dalla cronaca, dalla sua capacità di guardare, di vedere e di scrivere quello che vedeva. Silvia Giacomoni, ma per chi non conoscesse la figura giornalistica di, e non solo, di Giorgio Bocca, chi era? Ma per chi non conosce, chi non l'ha mai sentito nominare, dovrebbe leggersi qualcosa o ascoltare una lettura dei suoi scritti. Lui ha cominciato a diventare molto importante nella cultura italiana nel 1961, cioè lui aveva 40 anni e è stato mandato in giro per l'Italia per raccontare come vivevano gli italiani a Vigevano, a Foggia, a Bergamo, a Torino. E dalle sue pagine è uscito un ritratto straordinariamente vivo di quello che poi è stato chiamato il miracolo economico. Cioè lui ha raccontato come gli italiani sono usciti dalla povertà secolare e sono diventati uno dei paesi più ricchi dell'Occidente. E quindi per chi non l'ho mai sentito nominare, dobbiamo dire forse un'altra cosa prima di questa sua affermazione giornalistica, ed è che lui, essendo nato a Cuneo nel 1920, è cresciuto sotto il fascismo, è stato fascista come tutti gli italiani, però poi ha fatto il partigiano, è stato comandante partigiano e ha avuto anche una medaglia d'argento per questo, e poi, avendo imparato a scrivere così bene, ha scritto anche dei libri di storia molto importanti, uno dei quali sulla storia della guerra partigiana. Ecco, e sono dei libri che quando uscivano i professori di storia, gli universitari, dicevano che non andavano bene perché lui aveva fatto la guerra partigiana e quindi
non aveva metodo critico, non aveva sufficiente distacco. Lui era un giornalista, scriveva bene e anche era appassionante, quindi voleva dire non era noioso, quindi non andava bene. Ecco, poi grazie al cielo abbiamo avuto, quando era già abbastanza vecchio, ha avuto una laurea honoris causa in storia, l'Università di Bari lo ha nominato dottore in storia e c'è stata una bellissima lezione del professor Canfora, che ha detto che in Occidente la storia nasce proprio quando un protagonista di un grande evento storico, Senofonte, ha raccontato la storia di cui lui era stato parte, e quindi ha messo in bocca di colpo sopra tutti i professori che lo avevano snobbato. E lui è stato un uomo che ha fatto tante cose, era un uomo molto vitale. Io penso che un carattere fondamentale della sua persona sia stata la robustezza. Lui era fortissimo, robustissimo, e quando andavamo in giro, io l'ho accompagnato spesso nelle sue avventure giornalistiche. Per qualche anno ho fatto il negro io del Boca, adesso si dice ghostwriter perché si deve parlare inglese, prima dicevamo così. E alla fine della giornata, mentre io facevo una doccia gemendo e lui scriveva il suo pezzo e poi aveva voglia di andare a cena e poi aveva voglia di andare all'altro, non si stancava mai, andavamo, lui aveva questa robustezza straordinaria che gli ha permesso fino a di morire alla scrivania, perché il Boca è morto a 91 anni, ma ha lavorato, ha pubblicato pezzi fino a un mese prima della morte. Le ricordiamo la famosa rubrica L'Anti-Italiano, che ha pubblicato fino a un mese prima, se non ricordo male, della sua morte. L'Anti-Italiano è uscito sul settimanale L'Espresso. Tra l'altro è stato anche tra i fondatori del quotidiano La Repubblica, insieme con Eugenio Scalfari, quotidiano a cui è rimasto veramente molto legato, con un affetto veramente straordinario era quello di Giorgio Bocca per questo quotidiano. Ma il Bocca amava soprattutto il Giorno. Il Giorno era stato un quotidiano, adesso i giovani non lo ricordano, perché ha avuto degli anni il Giorno in cui è stato il miglior giornale non solo d'Italia, ma forse d'Europa e del mondo, quando era diretto da Italo Pietra, che era un partigiano anche lui, era un amico di Mattei. E lì il Giorno era un giornale meraviglioso, proprio per la cronaca, e i migliori giornalisti italiani vengono dal Giorno. La Repubblica è un giornale che è stato molto importante politicamente, eccetera, ma sulla Repubblica c'è più discorso più cultural politico, mentre il Giorno era più aderente alla realtà. Ma lei prima vi chiedeva come racconteremo, come sarà raccontato il Bocca al convegno, all'incontro di lunedì prossimo, cioè forse ci siamo oramai, io continuo a dire lunedì prossimo perché lo voglio allontanare un po', mi emoziona l'idea, ma vengono delle persone straordinarie che lo hanno conosciuto, come non so, il giudice Caselli per esempio, che è stato procuratore generale anche di Palermo. Il Bocca ha seguito tantissimi processi presieduti dal dottor Caselli, e avevano avuto anche all'inizio dei momenti di difficoltà di rapporto, e poi erano diventati molto amici quando Bocca diceva chiamo telefono Caselli, se telefonava Caselli, per l'amor del cielo. E il giudice Caselli parlerà di una delle cronache che sono rimaste storiche di quelle fatte dal Bocca, che è l'intervista che ha fatto al generale Dalla Chiesa un mese prima che lo ammazzassero, o neanche un mese, non lo so. Noi eravamo in montagna, eravamo in Val d'Aosta, ha telefonato il generale Dalla Chiesa e ha detto a Bocca che gli voleva parlare. Naturalmente Bocca ha preso la macchina, è corso a Milano, ha preso un aereo, è andato dal generale Dalla Chiesa, che era prefetto di Palermo, è un generale dei carabinieri che, essendo stato vittorioso, diciamo così, nei confronti del terrorismo, era stato mandato a Palermo per lottare contro la mafia.
però lo Stato che lo aveva mandato a Palermo poi non gli ha dato gli strumenti per combatterla la mafia e lo ha lasciato solo, e come lui aveva ben capito, chi viene lasciato solo viene ammazzato dalla mafia. E quindi il dottor Caselli parlerà di questo, dell'importanza che questa intervista del Boca Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ha avuto nella storia dell'antimafia. Ecco, e quindi è difficile dire, ci sono, verrà per esempio un professore di storia che si chiama Bruno Kreins, che parlerà invece dell'importanza del Bocca nel riconoscere, nel descrivere la società italiana a cui accennavo prima, quella del miracolo economico, del cambiamento. Ma poi ci saranno tante persone che parleranno, ciascuno di quello che ha significato il Bocca per lui o per la sua disciplina. Per la... E ci sarà anche un dibattito coordinato da Concita De Gregorio, dove saranno presenti... No, la Concita non lei viene soltanto a leggere, la Concita ha detto che viene solo per leggere un pezzo del Bocca, perché lei dice, lei è una dei tanti colleghi, giornalisti che hanno tratto dal Bocca ispirazione. E lei leggerà un articolo, uno degli articoli appunto che Bocca scrisse sul Giorno negli anni 60, però lei apre, diciamo, una parte del convegno in cui i giornalisti di oggi si domandano su cosa si può fare oggi con gli strumenti che ci sono oggi per fare la cronaca un po' come la faceva lui. E allora, come la faceva la cronaca Giorgio Bocca? E in che modo la cronaca di Bocca è ancora attuale? Ma la cronaca di Bocca è perfetta. Allora lui faceva così: alla mattina lui si alzava, prendeva due o tre fogli di carta strong, li piegava in quattro, li metteva in tasca della giacca insieme con un aviro, e poi usciva e andava. E lui non aveva nessun metodo particolare, lui aveva una sicurezza di se stesso, lui usava se stesso come termometro della realtà. Lui andava in una città e girava per le strade, si guardava attorno, parlava con le persone, molto così a caso, senza... poi c'è stato un periodo quando lui poi è diventato famoso. Allora era cambiato completamente la cosa, perché lui andava, non so, a Parma e si trovava lì, non so, l'esperto delle acque, l'esperto dei quadri, l'esperto dei frigoriferi, tutti che gli volevano raccontare le loro cose, mentre per anni lui le cose le scopriva man mano andando. Ma non so, per esempio lui quando è andato a Vigevano ha scoperto che questa città, che era diventata la più grande produttrice di scarpe d'Italia, che un quarto delle metà delle scarpe d'Italia erano prodotte improvvisamente a Vigevano, e un quarto delle scarpe esportate nel mondo erano prodotte a Vigevano, e a Vigevano non c'era neanche una libreria. Ecco, e allora lui vedeva questo mondo di scarpari che facevano, diventavano matti per far soldi, per far soldi, per fare soldi, e che non avevano una libreria, non avevano un teatro. Ecco. E allora lui cosa faceva? Semplicemente lui si guardava attorno e vedeva se la cosa gli piaceva o non gli piaceva. Era molto soggettivo, lui aveva una grande fiducia in se stesso, lui era intelligente, lo sapeva in qualche modo. Ricordo tra l'altro che altri giornalisti saranno presenti lunedì 4 giugno al Teatro Gerolamo a Milano, ad esempio Riccardo Stagliano, Ferruccio De Bortoli, Piero Colaprico, Lirio Abbate, Alberto Rollo, l'editore e scrittore, poi Marco Revelli e Guido Kreins, che lei ha già citato. Ecco, tutti insieme per tracciare il ritratto della modernità e della contemporaneità della scrittura di Giorgio Bocca. La scrittura di Giorgio Bocca era un po' come il suo carattere, non faceva l'occhiolino a nessuno e a niente. Ma era molto viva e appassionante, e riusciva a interpretare, moltissimi dicevano anche quando leggevano il Bocca, sono
è d'accordo con me, cioè faceva, rendeva consapevoli le persone che magari avevano poco coraggio di esprimersi, li rendeva consapevoli delle cose che intorno a loro non andavano bene. Silvia Giacomoni, nel giornalismo attuale che cosa ritrova di Giorgio Bocca? Molto poco, perché trovo pochissima cronaca e pochissime persone che abbiano il coraggio di esprimere delle opinioni. Non vedo delle opinioni, non vedo un dibattito. Adesso con quello che succede, qualcuno mi chiede cosa scriverebbe Giorgio Bocca. Ma Giorgio Bocca, se risuscitasse oggi, direbbe: prima di tutto mettiamo in quattro un foglio di carta e andiamo a vedere cosa sta succedendo nel paese, perché nessuno ci dice cosa sta succedendo nel paese, non lo sappiamo cosa succede nel paese e per quale momento, poi per quale motivo le cose vanno così sul piano politico. Tutti sono presi da pregiudizio, c'è chi odia questo, c'è chi odia quello, ma qualcuno che mi dica esattamente come sono le cose, che mi racconti com'è questa Italia. Noi abbiamo soltanto molta pubblicità e molta paura intorno, tutti hanno paura, tutti si lamentano, e io non so, ci sono quelli che sperano che gli entri un ladro in casa per poterlo ammazzare, adesso non so, il paese è diventato un po' strano. Comunque Bocca, poveretto, non lo vedo molto presente. Silvia Giacomoni, credo che quello che ha detto lei sia una cosa importante, perché riflettevo sul fatto, mentre lei esponeva le sue parole, che oggi il giornalismo, certamente non tutto, è abituato a raccontare la parte istituzionale, no? Peraltro anche molto difficile da raccontare, ne sappiamo qualcosa delle vicende politiche di questi giorni. Però il giornalista che, per così dire, come si diceva un tempo, si sporca le scarpe e va nella provincia, va nei territori che sono della periferia, va a raccontare le cose che nessun altro racconta, perché non è la parte istituzionale. Forse quel giornalismo è più vicino al racconto di Giorgio Bocca. Ah, vede, il fatto è che la cronaca, quella che facevano non solo il Bocca, ma non so, la Natalia Aspesi, tantissimi, o che ha fatto Colaprico per esempio, o che ha fatto Gianantonio Stella al Corriere fino a poco tempo fa, cioè, la cronaca adesso è sostituita dai social. Invece di dire quello che la gente pensa nella realtà, mentre fa il pane, sega la legna, cammina per strada, guida l'autobus, adesso le persone reali sono sostituite da quello che uno in un momento di fastidio scrive su Facebook o quelle robe lì, che è completamente diverso fare come faceva il Bocca, che si fermava davanti a una persona e cercava di capire questa persona per quale motivo diceva quelle cose lì, dove era la sua casa, che profumo veniva da questa persona. Lui ha capito la persona come individuo intero, complesso. Adesso è un conto è sapere che quest'uomo ha una certa età, ha una certa storia, fa un certo lavoro, ha una certa famiglia. È un conto è sapere che questo qui, quando arriva a casa, prende il suo computer, la sua tavoletta, il suo telefonino e su Facebook scrive: sono tutti degli stronzi. Capito? Cioè, non, che cosa prendi da quelle, che cosa ti dicono i social? Non ti dicono la realtà delle persone, ti dicono soltanto, mi scusi, posso dire una parolaccia? Ne ha facoltà, Silvia Giacomoni. Ne ha facoltà? Certo. È come se delle persone si prendessero le scoregge, capito? Certo, perché ecco. I social sono importantissimi, però hanno da parte loro... Sono importantissimi? Sono importantissimi perché la stampa è pigra e invece di fare il suo lavoro, un lavoro che è un lavoro di indagine, ce ne stiamo tutti lì nelle nostre redazioni a guardare le macchinette, invece di uscire per strada, invece di aprire la finestra e guardare cosa succede fuori, guardiamo cosa succede sul nostro telefonino. Ma questo è una cosa che io, quando prendo il tram e tutti stanno guardando il loro telefonino,
non c'è nessuno che guarda fuori dalla finestra e che nota, per esempio, che hanno costruito qualche cosa di nuovo in quella strada lì. No, tutti guardano il loro telefonino, che è come guardarsi l'ombelico. È un rifiuto di conoscere. Infatti questo convegno si chiama Conoscere la realtà per costruire e difendere la democrazia, perché tu devi conoscere la realtà per poter costruire la democrazia, e la democrazia va costruita giorno per giorno e difesa giorno per giorno, come ha difeso giorno per giorno e costruito con l'arma della penna Giorgio Bocca, che verrà ricordato lunedì 4 giugno, lo ricordiamo, l'arma della scrittura al Teatro Gerolamo di Milano. Silvia Giacomoni, prima di salutarci parliamo un po' di lei. Noi ci siamo incontrati qui nel Posto delle Parole più o meno 5-6 anni fa con il suo libro La Nuova Bibbia Salani, l'Antico Testamento. Qual è il suo ultimo libro che ha scritto? Ma l'ultimo libro che ho pubblicato è un libro sul Manzoni, che secondo me è la cosa più carina che io abbia mai fatto, ma non ha avuto nessun successo. Ecco, e perché mi è spiaciuto molto per quel libro lì, ma ne ho tenuto un po' qualche copia da regalare a chi lo vuole. E anche perché io ho scoperto una cosa che non sanno i biblisti, perché non leggono il Manzoni, e non sanno i manzonisti perché non leggono la Bibbia, e cioè che nei Promessi Sposi c'è tantissima Bibbia, ci sono delle pagine che sono addirittura come delle parafrasi di pagine bibliche, e questa è una cosa che mi ha molto emozionato. Lo ricordiamo che il libro che raccontava poco fa Silvia Giacomoni è Alessandro Manzoni, se ricordo bene, Quattro ritratti stravaganti, vero? Sì, si chiamava così, si chiama tuttora così, Quattro ritratti stravaganti di Alessandro Manzoni, uscito per Guanda. Intanto noi la ringraziamo del tempo che ci ha dedicato Silvia Giacomoni, ricordiamo ancora l'incontro dedicato a Giorgio Bocca lunedì a Milano. Grazie, a risentirci. Grazie a lei.